Grazie Presidente. Questo dibattito a seguito dell'informativa del Ministro, come tanti altri dibattiti in quest'Aula e come è naturalmente giusto che sia, ha anche una sua dimensione in qualche modo liturgica, cioè una ritualità. La maggioranza sostiene il suo governo e l'opposizione si straccia le vesti in accessi di pessimismo. Questo va un pochino contro quello spirito di solidarietà nazionale che abbiamo evocato poco prima nel ricordare un importante politico di qualche decennio fa. Cerchiamo anche di evitare di essere distratti da un'altra ritualità, quella delle procedure europee, che adesso ci impongono di concentrarci sulle frazioni di punto decimale in un dibattito che personalmente, come ho argomentato e riargomenterò, ritengo piuttosto sterile. Quando invece sappiamo, e il Ministro ha dato disponibilità diverse volte a discuterne in Commissione, in un confronto costruttivo con il Parlamento, che in questo momento sui tavoli europei ci sono dei temi di ben altra pregnanza, come ad esempio la riforma del MES, il Meccanismo Europeo di Stabilità, il dibattito sempre aperto sull'assicurazione europea sui depositi bancari, e aggiungo anche il tema da sempre aperto del budget dell'Eurozona, tre temi sui quali verosimilmente speriamo di poter tornare per poter coinvolgere tutta l'Aula nelle riflessioni che in Commissione sono state più volte svolte. Io vorrei qui aggiungere qualche breve osservazione a margine di questi temi, invece di concentrarmi su siete stati voi, brutti cattivi, è colpa vostra, sul battibecco e sui decimali. Il problema della riforma del MEF è un problema piuttosto importante perché imporrebbe una svolta ulteriormente conservatrice alla governance dell'Eurozona. Bisogna resistere alle proposte della Commissione di inserire questo meccanismo nei trattati comunitari e va assolutamente evitato di attribuire al MES il compito di attribuire il merito di credito ai paesi e quindi al loro debito sovrano. Purtroppo noi vediamo qui sotto traccia un disegno che è un disegno dei nostri fratelli del Nord, quello di permettere all'interno dell'Eurozona il default controllato di uno Stato. Questa è una cosa alla quale noi dobbiamo resistere, anche perché in qualche modo miderebbe il senso stesso del progetto di Unione Europea. Il tema dell'assicurazione europea sui depositi è un tema anch'esso da considerare con cautela. Viene detto prima dovete ridurre i vostri rischi e poi noi li condivideremo. Ma vedete, la riduzione dei rischi a casa altrui è stata fatta con un pesante ricorso a soldi pubblici che poi adesso viene demonizzato, penalizzato in tutti i modi a noi, dove per mettere in sicurezza il sistema bancario in circostanze precedenti sarebbero bastati pochissimi miliardi rispetto ai tanti spesi al nord. Allora torno su questo punto perché vedete, un tema che mi colpisce molto in quello che abbiamo discusso finora è che tutti si soffermano sul fatto se si debba o non si debbano rispettare le regole, sulle conseguenze di questo governo birichino che a quanto sembra fa dei gesti irriverenti in diverso dall'Europa, ma nessuno si pone il tema se queste regole siano razionali o meno. Io ritengo che tutti noi qua dentro, per tutelare il nostro ruolo di parlamentari e per tutelare il ruolo della Camera che ci accoglie qui, del ramo del Parlamento che ci accoglie, dovremmo fare una riflessione profonda e di metodo sull'opacità di certi meccanismi decisionali europei. Perché noi non possiamo discutere in questo consesso, per esempio, le bozze di proposte di riforma del meccanismo europeo di stabilità? E perché dobbiamo condizionare la nostra azione di governo, la nostra possibilità di venire incontro a chi ha subito delle sciagure naturali o la possibilità di sovvenire a chi si trova in condizioni di povertà a regole europee molto opache e prive di un fondamento logico, come ormai tutti concordemente riconoscono? Io vorrei affermare qui due principi guardando al futuro e non ai decimali. Il primo principio, che tocca il terzo tema che ho sollevato, cioè quello
della politica di bilancio dell'Eurozona e in generale dell'area euro, e che non ci può essere, soprattutto con queste regole, convergenza se non vi è stabilizzazione, perché come ho già avuto modo di dire, ma lo ripeterò fino alla vostra nausea e me ne scuso, le attuali regole europee agganciano i paesi al peggior risultato conseguito in precedenza. Questo è il risultato che si ottiene quando il potenziale di crescita di un paese viene calcolato con metodi statistici che guardano al passato. E allora bisogna evitare che un paese consegua dei risultati pessimi, e bisogna farlo intervenendo tempestivamente, altrimenti si vive un'ulteriore ingiustizia nel quadro di queste regole, che chi le viola massivamente e tempestivamente, come fece la Francia del 2009 portando il deficit al 7%, è ricompensato, perché innanzitutto fa una forte politica anticiclica e quindi mantiene alto il suo potenziale, e poi essendo arrivato al 7, se l'anno dopo scende al 6 può dire ho scalato una marcia, va tutto bene, sto convergendo verso l'obiettivo. Questo è ingiusto. Allora, io so che dal dialogo fra questo governo e la Commissione stanno emergendo dei risultati, so che il Comitato Economico e Finanziario non ha dimostrato chiusura ma apertura al dialogo, e questo è molto importante. È importante che ci sia un dialogo su queste regole. Contestare queste regole, alcuni dicono sia follia, e sicuramente lo sarebbe sembrato 10-15 anni fa. Io ho un'altra definizione di follia. Follia è ripetere le stesse azioni aspettandosi un risultato diverso. Sono sicuro che lei, signor Ministro, saprà interpretare il desiderio di questa maggioranza di portare in Europa il desiderio di compiere azioni diverse, più allineate alla razionalità e al buonsenso, piuttosto che una ottusa e subalterna adesione a regole alle quali ormai nessuno crede più. Grazie, signor Ministro.